Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, quali sono le 7 domande all'amministrazione comunale di Vasto? Sono 7 domande che racchiudono, fanno la sintesi di quelle che sono sicuramente le istanze del territorio che ha necessità di risposte e di risposte anche serie e ponderate. Purtroppo si naviga a vista, non c'è una programmazione e soprattutto si inseguono i problemi. E i problemi vanno affrontati alla radice e soprattutto vanno pianificati, la risoluzione va pianificata. Sono 7 domande, 2 che riguardano lo statuto comunale, che è rimasto inapplicato ed è quindi privo quasi del tutto di regolamenti applicativi. Poi un'altra domanda sul piano regolatore territoriale. C'è uno strumento importantissimo che stabilisce quali siano e con quali modalità possano insediarsi gli insediamenti produttivi nell'area industriale di Punta Penna. Un'altra riguarda l'acquedotto delle Luci e quindi il problema dell'errata indicazione, quindi dell'errato vincolo che è presente nel piano regolatore generale di Vasto. Poi c'è l'altro che riguarda praticamente Fosso Marino, nel piano demaniale marittimo del comune di Vasto, quindi approvato dal Consiglio Comunale di Vasto, è previsto per il Fosso Marino la rinaturalizzazione. Da quello che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, invece, si parla di tutt'altro, si parla di cementificazione, si parla di nascondere il Fosso Marino e di portare quindi la fogna che è diventata oggigiorno a largo, sono 300 metri, si può neanche definire largo. C'è poi quella che un'altra questione molto importante riguarda i siti contaminati che sono stati individuati nel 2015 dalla Regione Abruzzo. L'elenco viene rinnovato ogni 2 anni. Il Comune di Vasto è inadempiente riguardo proprio alla richiesta di caratterizzazione da rivolgere alle ditte, agli stabilimenti che sono praticamente nell'elenco di questi siti pericolosi. C'è poi la questione dell'archivio comunale di Vasto. Potrebbe sembrare una questione per eruditi, per storici, quindi per una nicchia. Ebbene, noi abbiamo dimostrato nel tempo che molte questioni sono state risolte, molte contestazioni hanno avuto le gambe per camminare grazie ai dati storici che sono stati raccolti proprio lì nell'archivio comunale di Vasto, che è chiuso praticamente dal 1 giugno del 2022. L'esempio concreto, Carlo della Penna, l'asilo Carlo della Penna, determine delibere del comune di Vasto che stabilivano semplicemente che questo edificio era stato costruito dal comune con il contributo di Carlo della Penna. Invece nell'archivio abbiamo trovato, grazie alla ricerca del professor Murolo, la delibera consigliare che accettava la donazione da parte di Carlo della Penna di un edificio che era stato costruito da lui. E quindi questo ha fatto saltare quello che era il progetto iniziale del Comune di Vasto, che era quello dell'abbattimento dell'ex asilo Carlo della Penna e la costruzione quindi di un edificio da destinare a civili abitazioni. Ecco, noi soprattutto rivolgiamo queste domande al sindaco di Vasto, le formalizzeremo con una domanda quindi formale a tutti gli effetti e dei colloqui con l'amministrazione e con il sindaco, nonché presidente della provincia, e daremo conto alla popolazione vastese.